Un carissimo benvenuto ancora sul canale di Gianni Tutorial per pianoforte. Oggi vi voglio presentare un brano del 1989 partecipante al Festival di Sanremo di quell'anno, un brano scritto da Bigazzi e Rievoli in arte RAF e appunto portato al successo da RAF. Il titolo è Cosa resterà degli anni 80? Una canzone che ha fatto un po' la storia della musica italiana, soprattutto degli ultimi 30 anni, è cantata da uno degli artisti che personalmente preferisco e ho sempre amato nella mia adolescenza, del quale ho già fatto un tutorial nel brano Inevitabile Follia. Oggi faremo un altro brano, appunto, Cosa resterà? Il brano originale è in tonalità di Si minore. Usiamo un suono piano combinato a piano elettrico per avvicinarci alle sonorità del brano originale. In una versione più recente, di qualche anno dopo, RAF poi eseguirà una versione un po' più acustica, in una versione in La minore. Eseguiremo per oggi il tutorial nella sua versione prettamente originale, quindi tonalità di Si minore. Innanzitutto vediamo l'introduzione. L'introduzione, suonandola al pianoforte o comunque con una tastiera, dovrà suonare pressappoco così. Come abbiamo visto, l'introduzione gira su due accordi: Si minore settimo, Mi minore settimo. Come abbiamo suonato l'introduzione? Il basso ha un Si, ottava inferiore, ottava superiore, e l'accordo con la mano destra deve eseguire un Fa diesis, un La e un Re. Quindi avremo questo tipo di melodia, suonando la nona dell'accordo di Si minore, questo Do diesis, non variando il Fa diesis e La, semplicemente facendo questo tipo di melodia con l'ultimo dito, prima di cambiare sul Mi minore settima. Quindi, come vedete, prendo il Mi con la mano destra, Sol, Si, Re, e ancora questo Do diesis, e di nuovo. Inizia la parte del cantato e torniamo sulla tonalità di Si minore. Ancora con questo Si minore settima. Quindi anche qui ho alternato Si minore settima e Mi minore settima. Dopodiché ci spostiamo su un accordo di La prendendo questo accordo, il La con la mano sinistra e con la mano destra Mi, La, Si, Do diesis. In pratica è un La maggiore nona. Mentre prima facevo questo giro Re, Do, Re, Do, Re, questa volta sono in tonalità di La e quindi Do, Si, Do, Si, Do. Dopo il La ho eseguito questo accordo di Fa diesis minore settima, quindi il Fa diesis al basso e accordo di Fa diesis minore settima, quindi Fa diesis La, Do diesis Mi. Ora basso in La e questo accordo che prevede La, Si e Re. In pratica è un La quarta con una nona, quindi con un Si, quindi un La, Si e Re.
Quindi dopo l'introduzione abbiamo la strofa che, riepilogando, passa dall'accordo di Si minore settima Mi minore settima La nona Fa diesis minore settima E un questo la quarta nona. Vediamolo adesso con la melodia. La seconda parte della strofa ripete esattamente gli stessi accordi. E inizia la parte del ritornello, quindi il ritornello riapre ancora con un accordo di Si minore settima. Perché inizierò di nuovo come prima, quindi questo accordo di Si minore settima, ancora Mi minore settima, la nona, Fa diesis minore settima, la quarta nona. Esattamente quello che ho fatto sulla strofa. E adesso arriva la piccola variazione. Sono ancora in Mi minore settima. Qui dovremo fare questo passaggio. Dopo il Mi minore settimo, cosa ho fatto? Il basso va in Fa diesis. Siccome con la mano destra precedentemente ho preso il Mi minore settima, quindi con Si, Mi e Sol, non sposto subito l'accordo con la mano destra, quindi il basso continua ad eseguire. Vedete? Rimane con questo Si, Mi, Sol, col basso in Fa diesis. Per poi passare ad un accordo di Fa diesis maggiore. Rivediamo questo passaggio. Vedete? Quindi accordo di Si, Mi, Sol, basso in Fa diesis e subito accordo di Fa diesis maggiore. Ancora Si minore settima, Mi minore settimo, e ora prendo questo Sol minore settimo nono. Quindi ho il Sol, ho il Fa, ho il La e accordo di Sol minore. Chiudo con questo La maggiore settima per ritornare di nuovo in Si minore settima. Rivediamo il brano da capo con gli accordi in sovraimpressione. Thank you.
Bene amici, sulla seconda strofa e ancora ritornello e finale, il brano eseguirà sempre la stessa variazione di accordi. Quindi spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento, come al solito grazie mille per le iscrizioni, grazie mille per i commenti e per i vostri like. Vi aspetto al prossimo tutorial, sempre sul canale di Gianni, tutorial per pianoforte. A prestissimo. Ciao ragazzi.